rapporto di complicità immagino che rendesse tutto molto semplice, no? Per cui si poteva parlare con grande franchezza. Però appunto ti arrivano tre proposte, non ti piacciono nessuna delle tre, la sua reazione qual era? Ma sai, c'era una regola non detta del nostro rapporto, in base alla quale dovevamo dirci tutto. E il fatto che nel corso degli anni si sia diventati molto amici, questo non ha messo in crisi questa regola. Certe volte l'amicizia complica il rapporto professionale, perché si abbassa il livello di guardia critico, che è una cosa che di cui ho sempre avuto terrore. Con Ennio noi avevamo questo patto che ci si dovesse dire completamente tutto. Ovviamente io sapevo che dipendesse anche da come le cose si dicono. Quindi quando qualche volta Ennio magari è successo, mi faceva presentire tre versioni di un brano musicale che ritenevamo necessario al film, e io sentivo che nessuno dei tre fosse pertinente, io gli ho spiegato, dicevo, guarda Ennio, sono tutte e tre belle, però questo ha questo problema. Lui ha ascoltato, ma non ci rimaneva male neanche per un secondo. La sera stessa mi chiamava e mi diceva, domattina alle 8 passa. Significava che lui aveva lavorato tutto il giorno, tutta la sera, anche all'alba. Io poi alle 8 andavo da lui, lui aveva finito di fare la ginnastica, aveva già letto tutti i quotidiani possibili e immaginabili. Andavamo al pianoforte, mi faceva sentire delle nuove idee, e quando io trovavo qualcosa che secondo me andava bene, gli dicevo, questa è la strada giusta. Poi lui ci rilavorava. Quindi era un lavoro continuo di mandarci indietro la palla, e non c'era mai un momento in cui nessuno di noi due avesse l'impulso di lanciare la palla in tribuna, come si dice. Aiuto, se ti sei bloccata l'immagine. Un momento di rapporto, questo non è mai accaduto. Cioè, nessuno appunto ha preso il pallone e se n'è andato, come facevano i ragazzi. Ma questo succedeva anche, e poi quando eravamo, ci si trovava nei momenti in cui in genere si ritiene che non ci sia più nulla da fare. Cioè, quando un musicista è in sala con l'orchestra e sta registrando, è giusto pensare che non ci siano più margini per correggere il tiro. Ci sono, ma sono margini ristretti, legati al modo di eseguire il brano, per cui magari avverti che un certo accento è eccessivo, lo chiedi, lo corregge, questo lo sa fare qualunque musicista più o meno. Però certe volte è successo che per certi brani che in fase di ideazione erano decisi in base ai vari temi che avevamo scelto, e poi il disciplinarli sulla base del montaggio diventava una cosa molto più complessa, poteva accadere che in sala di registrazione lui leggeva il pezzo per la prima volta e io scoprissi che ci avevamo sbagliato tutte e due e che quel pezzo non andava bene. Io gliel'ho detto qualche volta lì, nei momenti in cui io sapevo che si sarebbe dovuto mettere le mani ai capelli, e invece lui non ha mai perso la calma. Una volta, in uno di questi casi, mandò l'orchestra 10 minuti in pausa e riscrisse il pezzo ex novo. Poi rientrò l'orchestra, lo eseguì, era meraviglioso, ma non c'entrava niente con quello che aveva scritto prima. Cioè, aveva una capacità, un potere di manipolazione dell'orchestra, quello sicuramente, ma di aveva un potere creativo talmente forte, talmente illimitato, che se tu durante il lavoro di preparazione eri riuscito a fargli capire cos'era il film, qual era il senso del film e quale fosse soprattutto il suo sottotesto, perché lui era attento a questo, perché lui diceva la musica serve a far sentire quello che il film non mostra e quello che il film non dice. Quindi lui si agganciava a quello che il film appunto non lasciava vedere e non lasciava sentire. E quindi se erano chiare queste coordinate, per lui era possibile fare qualunque cosa. E io rimanevo sempre a bocca aperta, e anche io che stavo più di una volta sono rimasto a bocca aperta rispetto a quello che
vederlo scrivere con la penna a Dio, sapendo che non avrebbe fatto correzioni, è una cosa banale, però noi rimanevamo, cioè tu scrivevi così davanti a te un brano che tu dicevi che sarà una cosa così, un brano tappabuchi, poi lo eseguiva ed era qualcosa di straordinario, però l'aveva scritto con la penna a Dio, perché non c'erano correzioni, non avrebbe avuto ripensamenti, era incredibile. Grazie, grazie perché ci hai portato.